prigione, dell'educazione, chiaro? Quindi tendenzialmente noi creiamo abitudini che comunque ho messo anche il piacere, ho messo anche il dovere, ho messo cose, chiamiamole positive, cose, chiamiamole non positive. Però sempre positivo e negativo, sempre sulla base del nostro modo di essere. Anche giusto o sbagliato, utile o non utile, sulla base di che cosa? Sulla base dei nostri obiettivi, sulla base delle nostre esperienze, sulla base dei nostri pensieri, sulla base del nostro stato emotivo. Noi viviamo per soddisfare stati emotivi. E l'errore invece pensiamo di vivere per raggiungere la carriera, per avere i soldi, per avere la famiglia, e ci accanniamo, cioè guardiamo dalla parte sbagliata, come andare in macchina così. Cosa succede se vado in macchina così? Il vero motivo per cui noi vogliamo le cose è per soddisfare lo stato emotivo. Voglio il compagno perché? Per sentirmi appagato. Voglio la casa al mare per sentirmi gratificato. E se per caso non lo tengo? Arriva la crisi di identità. Se non mi identificare quella cosa, ce la tolgono, ma non è male quello che la vita. E adesso purtroppo si vedono casi di persone che perdono gli affetti, perdono le cose materiali e si trovano a vivere. Crisi di identità. Se sono identificati una cosa, gli viene tolta. Ma perché? Perché ci hanno abituato. Perché il benessere, ci hanno abituato che il benessere è la macchina, la casa, il lavoro, è un'abitudine. Ci hanno abituato a comprare il benessere a rate, è un'abitudine a comprare a rate. È un'abitudine. Non è utile o inutile, è un'abitudine, siamo ormai abituati. Ok, vi interessa sapere perché si fa fatica a cambiare le nostre abitudini? Era un sì o era un no? No, mi sono dimenticata solo. Se parte dell'identità potesse essere qualcosa che però non ha un valore materiale, è buono. Cioè, se non dipende dai soldi, se o da qualcosa che neanche il titolo. Anche i soldi sono un mezzo bene. La casa sono un mezzo bene, gli affetti sono un mezzo bene. Cioè le persone che entrano nella nostra vita, le relazioni sono un mezzo bene, però mi sembra che noi nasciamo per accettarci e per farci accettare la riprova sociale. Adesso detta così, vi dico, ci vorrebbero ore, vi posso portare dimostrazioni di tutti perché non abbiamo tempo, perché dobbiamo essere focalizzati. Però probabilmente nel corso degli altri appuntamenti avremo il tempo anche di parlare di questo. Ok? Mi interessa sapere perché è difficile scambiare. No, Dario, buono. Adesso vi dirò una cosa molto scomoda. Facciamo fatica a cambiare le abitudini perché ci fanno comodi, perché ci creano l'anima. Non sono riuscito a fare quella cosa lì. Ma nel frattempo ne ho fatto 10.000 che non servono a niente e non ho avuto tempo. Perché se per caso, ricordate sempre che noi dobbiamo riempire il tempo, se noi avessimo passato quelle 3 ore senza fare nulla, ci saremmo sentiti in colpa. Invece l'abbiamo riempito con attività non utili, non produttive, solo per non farci sentire in colpa. Quindi, uno, le abitudini sono... Ma... Comode, attenzione, comode, le abitudini servono anche per migliorare la qualità della vita. Cioè fare determinate cose in maniera abitudinale, anche il vostro lavoro quotidiano, vi serve perché se la vostra cervella ogni volta dovrebbe creare nuove connessioni sinaptiche, imparare. Invece a volte sono di buoni programmi. Attenzione che poi ci sono programmi che vi servono per migliorare la qualità della vita, ci sono programmi che peggiorano la qualità della vita. Quindi uno, per te faccio la fatica a cambiare, per io metto gli anni, le abitudini possono essere degli anni, è chiaro? Vi è mai capitato? A me sì,
Due, l'ho detto prima, pensiamo che siano situazioni in reversibili. È inutile cercare un nuovo lavoro, tanto non c'è lavoro. E quindi però hanno mandato il curriculum. È irreversibile. Ha fatto gli esperimenti in America, in America sono veramente. Per 15 anni devono essere stati una cattiveria pazzesca, hanno preso top persone e li hanno veramente pressati, spaventati, li hanno messo davanti a problemi irrisolvibili, che li hanno veramente massacrati, e hanno scoperto che tre quarti di queste persone gli si è creata l'impotenza presa. Che cosa vuol dire? Persone che non reagivano più a niente. E quindi problemi irrisolvibili non ne vale la pena. Però c'era un quarto di queste persone che hanno cominciato a reagire e hanno cominciato a cercare soluzioni, anche se non la trovavano, però cioè, ci pensavano, ci provavano e continuavano a provarci. Il 90% delle persone nel mondo non ottiene quello che desidera, il 10% lo ottiene semplicemente perché pensa che la sua situazione non sia irreversibile. Se trovate davanti una persona che gli dice tanto non ne vale la pena, è perché è una condizione di irreversibilità. Per lui quella situazione non cambierà mai. E quindi non si attiverà a. Ed è un'abitudine pensare che le cose siano eterne, non c'è niente di eterno. Niente. Si dice che l'amore è eterno, non c'è nulla. E anche l'abitudine di pensare che l'amore sia eterno. Ma non sai che è un amore eterno. Siamo condizionati, ah no, non so le situazioni. Ok, comunque tutto è in continua evoluzione. Quindi pensate che sia irreversibile. Tre, aspettare che le cose cambino scuole. Ma prima o poi dico tre formulette magiche, dico il mantra e le cose cambiano. Penso positivo e le cose cambiano. Penso positivo, dico il mantra, che mi crea energia per poi agire. Va bene il mantra, va bene la meditazione, che vi aiuta solo semplicemente ad ascoltare la vostra voce e a dirigere il vostro pensiero verso cose utili. Va bene tutto, è caricare la benzina e poi usare la macchina. Il rischio è di caricare, continuare a caricare la benzina sulla macchina e non muovere la macchina, non avete mai niente. Ma cavolo, il pensiero positivo non funziona, non funziona il pensiero positivo. Il pensiero positivo ci vuole l'azione positiva. Però rimaniamo, anche qua è un'abitudine, diciamo, la New Age, il pensiero positivo, è la, secondo me è un'arma di distruzione di massa. Come i social sono un'arma di distrazione di massa. Perché tante persone si stanno spostando sul pensare positivo e poco sul fare. Quindi spostiamo 90, 10, quel 10 pensano, sentono, motivate e fanno. Quel 90 sono tutte persone che pensano. Usato come il destino. Il destino si può cambiare? Il karma, sapete che cos'è? Tanti lo scambio con il destino. Il karma è semplicemente il vostro registratore. Avete fatto partire del registratore, registrato quello che avete fatto, quello che dovete fare, cosa avete imparato. E anche qua, quindi, è quindi essere un po' più stregato. Però il karma è chi siete stati, cioè quello che siete è come se fosse la vostra identità. Identità karma. Ok? Aspettare. Quarto. Per mancanza di informazione. Non sappiamo come fare. Quindi non cambiamo perché non sappiamo come fare. Quinto, mancanza di motivazione.
poi vedrei anche in mancanza di consapevolezza. Non possiamo cambiare una cosa che non conosciamo. Quindi se voi volete cambiare un'abitudine, non conoscete la causa, fate fatica. Quindi bisogna andare a riconoscere la causa. Quindi mancanza di consapevolezza. Scusa, questa è mancanza di consapevolezza del perché non cambio l'abitudine? No, perché non so, perché l'ho creata, per quale motivo l'ho creata. Quindi non conosco le cause per cui questa abitudine. E adesso andiamo un po' su quelle. Perché tendiamo a lottare contro la fortitudine? No! Perché non è giusto che io mi comporti così, perché la devo smettere! È una lotta, è una lotta. E chi lotta, chi è abituato a lottare, continuerà a trovare lotta. Perché abbiamo abituato tutto il nostro organismo. Ok? E poi ci mettiamo anche nel nostro comodo per pigri. Costa fatica cambiare i gris. Chiaro? Una, io lo dico che una, due e tre sono quelle più difficili da scansare. Se voi non pensate irreversibile, la lotta è l'anni. Se voi non pensate che una cosa si possa cambiare, quante volte avete detto, come vi ho chiesto prima, avete sentito dire, e intanto sono fatto così. E vuol dire, chi me lo fa fare di cambiare. Intanto. Secondo me solo, sempre secondo me. Irreversibile perché lottiamo. Ciao. Domande? L'8 però è conseguenza della 5. Sono tutte quelle carte. Secondo me sono la motivazione. Non sono. No. La lotta non deve essere solo motivato, ma sono abituato a raggiungere quello che voglio sempre lottando. E farò sempre fatica. Sì, sono collegato. Ma anche l'alibi è collegato, sono tutte collegate, non ce ne sono scollegate. Possono anche essere contemporaneamente tutte quante. Ok? Prego, te. Quale categoria metteresti il non voler cambiare perché si sospetta che la versione diversa di te non venga per nuova città? Cioè, come se il cambiamento implicasse. La paura. Paura anche, lo rimetto qua, una delle, sapete qual è la paura più diffusa in assoluto? No, la paura di non meritare. Perché è toccato la paura di non meritare il successo e il bene, e quindi ci autoboicottiamo. E ci puniamo. Attenzione che è molto diffusa. Perché fino a piccoli, è stato cattivo e quindi ti punisco. Ok? Sono delle domande, se lo facciamo l'ultima pausa, diamo un giro e andiamo a sostituire le vostre abitudini ed attivarle. Ok? Allora, 5 minuti di pausa. Visto come si creano, perché si fa per sostituirle. Adesso vedremo come si fa a sostituirle. 1. Che cosa vi ho fatto fare prima? Osservazione.
non posso cambiare un qualcosa che non conosco. Due, non posso cambiare qualcosa che non accetto. Se non accetto di cambiare parte del mio carattere, non posso mai cambiare. Perché per me è irreversibile, oppure non la conosco. E ho scritto come sostituire. Siccome non possiamo non avere abitudine, dobbiamo per forza avere un'abitudine, l'abitudine va sostituita, non va interrotta e basta. Quindi dobbiamo sostituire un'abitudine con un'altra abitudine. E come si fa? E arriviamo alla seconda faccia del foglio. Qua, nella seconda parte, scrivete qual è il vostro obiettivo primario in questo momento. Sotto la data, qual è l'obiettivo primario? Sì, e dentro quando lo volete raggiungere. Non vale andare a casa. Adesso identificatelo. Perché se non avete un buon obiettivo, non avete una buona motivazione, non andrete mai a creare buone abitudini. Ma assolutamente sì. L'infoprodotto che verrà omaggiato per chi acquista in questo stato temporale di corso è una formazione per migliorare la motivazione personale. È una formazione in formato audio, quindi che potete scaricare, potete meditare, con degli esercizi casualmente pratici. Sappiate che chi ha piacere di seguirmi faremo sempre pratica. Sempre pratica, perché per me è l'unico modo per cambiare. Quindi motivazione della descritta. Adesso sembrerà da matti, sembra una cosa da matti fare questo. Qui abbiamo scritto abitudine, motivo e consapevolezza. Adesso facciamo il contrario. Prima scriviamo che tipo di abitudine vogliamo creare. Lo metteremo qua, voglio creare abitudini non utili. Metterò qua abitudine utile. Non prendete di parte in mano, perché il nostro cervello ha bisogno di continue conferme. Quindi vi ricordiamo che vogliamo creare un'abitudine utile. Qualunque sia l'abitudine utile. Utile. Ma di sotto? Qua. Prima avevamo classificato alla fine. Qui invece già partiamo dal presupposto di creare un'abitudine utile. Finalizzata a... Parte centrale, l'obiettivo che volete raggiungere. Parte finale, che tipo di abitudine volete creare. Ad esempio, abitudine utile, voglio avere più tempo durante la giornata per lavorare. Quindi abitudine utile, alzarmi tutte le mattine alle 6. Perché abbiamo bisogno di una buona motivazione. E quindi ho fatto una cosa utile, ho un buon motivo e creo una buona motivazione. Scusa, ma hai detto due volte la stessa cosa o mi sono perso io? Ho detto? Ho detto due volte la stessa cosa o mi sono perso io? Non ho capito. E ripeto. Cioè, il metodo è l'obiettivo. No. Sì, sì, lo scopo per cui... E qua e qua è una cosa differente tra la prima e la terza parola. Nella prima scrivete utile. Volete creare nuove abitudini utili o abitudini non utili? Quindi creo qual è l'abitudine che voglio creare. L'abitudine che vuoi creare la metti con l'ultima. Immaginate così. Allora, avete queste tre caselle? Avete detto che sono abitudini utili o non utili? Prima le classificate, dopo che abbiamo viste, dopo che abbiamo conosciute, abbiamo visto che a cosa servire, abbiamo detto è utile o non utile. Adesso, voi volete creare abitudini utili per migliorare la qualità della vita o no? Sì.
E quindi, guardate, lo ascoltate, vedete qua, vuol dire, nel mio cervello gli sto già dando il comando che sarà un'abitudine utile. Qui metterò l'obiettivo, che cosa voglio raggiungere grazie alla nuova abitudine. Ok? Qual è l'obiettivo che voglio raggiungere e poi metterò qual è questa nuova abitudine che voglio creare. Scusa, ma c'è se non so qual è. Se fosse mia. Allora, tira un attimino e poi torni a casa. Adesso lì te lo faccio fare. Giuseppe è un. Impazienza non è un obiettivo. Pazienza è un più pazienza, più soldi, più benessere, più salute, non solo obiettivo. È perché il nostro cervello bisogna di misurarlo. Più pazienza per il tuo cervello non è un buon obiettivo e più di costare. E anche lì bisogna restare delle ore. Comunque sappiate che più pazienza, più soldi, più salute, più amore non sono obiettivi. Il nostro cervello bisogna di una parte comportarmi in situazioni di quel tipo, essere più paziente, essere paziente in situazioni di quel tipo è un obiettivo. Più pazienza non è un obiettivo. Devi specificare, solo il tuo cervello non ha un obiettivo. Ma non lo dico, Ok. Poi, ovviamente ce ne sono, me ne metterete un pochettino. Ne prendete una ad una e andrete a inserire qua qual è quell'abitudine nuova che volete creare. Vi ricordate l'obiettivo, perché la ripetizione crea abitudine. Se io mi ripeto il mio obiettivo, se io mi creo, si chiama il vision board del mio obiettivo, il mio cervello continuerà a vedere quella direzione e andrà da solo. Mi aiuterà ad attivare delle parti del cervello, che si chiamano comunque l'attenzione selettiva dei programmi, che mi porteranno a portare l'attenzione sulle soluzioni. Quindi il ripetere l'obiettivo, ripeterlo al mattino, scriverlo, serve, non serve da solo, non è magia quella, serve ad attivare la capacità di rispondere. Ok? Quindi prenderò abitudine, obiettivo. Qui, dal al, vedete che ci sono 21 caselle, ok? 21 caselle perché? Perché ogni nuova abitudine va ripetuta per 21 giorni. Perché? Perché noi siamo fatti di migliaia di cellule. E la vita media sono cellule che hanno una vita di pochi giorni, sono cellule che hanno vite per una vita di anni, la maggior parte delle cellule hanno una vita tra i 21 e i 28 giorni. Vi ricorda qualcosa tra i 21 e i 28 giorni? Se voi per 21 giorni minimo fate una cosa nuova, diventa un'abitudine. Quindi è, oggi è il 22, quanto sono 21 giorni? Quindi, abitudine alzarmi al mattino alle 6, perché è presente produttivo, attivazione dal 22 al primo giorno, ok, secondo giorno, ok, terzo giorno, ok, quarto giorno, ok. E andate poi a segnare nelle caselle man mano che passano i giorni. Ok? Vi aiuta a ricordarvi che avete preso un obiettivo con voi. Questo foglio mettetelo nell'agenda, guardatelo tutti i giorni perché vi ricorderà i vostri impegni. Attenzione! Attenzione! Che qua c'è il problema! Dario mi dice, era santo giorno, è un suo problema. Sapete cosa succede? Niente. Vai avanti per altri giorni dopo. Non succede niente. Ricordatevi però, prendetevi, guardate come avete creato quelle abitudini, quelle ripetizioni, potete creare nuove abitudini per ricreazione. Ma ricordate sempre che ve lo dovete permettere. Dovete mettere in quella condizione, vi permetto di essere felici, vi permetto di. E lì manca la funzione. Ti servono a, però poi sono le azioni che fanno la differenza.
Domande? Gratificazione. E ultima, quando ottenete un risultato, oltre che gratificarvi, condividete con gli altri. Prendete una persona a voi cara che vi sostiene un supporto, chiamatelo come volete, un fan, quando avete ottenuto un piccolo risultato, bravo, e condividete con un'altra persona che vi dice bravo. Abbiamo bisogno della riprova, ok? Ecco.